Ma no, noi ci aspettiamo un campionato di B1 estremamente difficile. Il problema è che questa partita cosa ci ha detto? Che fino al 15 pari del primo set abbiamo giocato una buona pallavolo e siamo riusciti perlomeno a tenere il passo della squadra avversaria. Poi loro, che chiaramente hanno migliorato, e a quel punto lì noi proprio siamo usciti dalla partita, cioè non abbiamo più fatto il nostro gioco. E la difficoltà e la capacità che dovrà acquisire questa squadra nelle prossime partite sarà proprio quella di non uscire dalla partita, anche se gioca con avversari che comunque sono più forti, perché tanto questo l'abbiamo capito, e quindi cercare di fare la nostra pallavolo, di continuare a giocare bene e arrivare fino a dove siamo in grado di arrivare, cosa che, ripeto, oggi c'è stata solo nella prima parte del primo set. Ma sì, diciamo, c'hanno sicuramente un paio di giocatrici buone in attacco, però penso che di squadre così B1 ce ne siano almeno 6-7, non è che, diciamo, questa è la più forte, quindi, e le altre che non sono a questo livello qui sono poco inferiore, per cui il problema non cambia, cioè è un problema che dobbiamo cercare noi di essere assertivi, no, davanti alla difficoltà dell'avversario, e cercare di fare il nostro gioco e giocare una buona pallavolo. Questo è quello che dobbiamo cercare di fare. Fino al 15 non ho fatto nessun cambio, dopo il 15 chiaramente provi a cambiare, perché quando vedi che non c'è nessuno provi a trovare nuove soluzioni, come è giusto che sia, a dar spazio a chi non è partito titolare, che insomma, a parte dei piccoli tratti, però non ha risposto come potrebbe, come dovrebbe rispondere.